Scena funziona o non funziona? È questo che mi chiedo. Devi mettere a fuoco, secondo me, qual è il suo problema. E ho bisogno che domani mi fai il tuo panino, lo capisci? Di quel panino maledetto, del pane e della schifosissima frittata. Voglio vederti che mi fai la frittata. Voglio dire, questa è una metafora. Ma che vai cianciando una metafora? Questa è sfortuna, Giacomo. Credo invece che lo sia. Perlomeno una metafora di quanto sei stronzo. Hai ucciso un topo! Un topo, ti rendi conto? Un topo! Vent'anni a far finta per non deludere la mamma, la mia, la sua, di tutti. Ma come ti vesti, che brutti capelli, è triste il baffo. Però, metti i gemelli. Scusa Gianna, ma se le sto addosso sbaglio, se parto sbaglio, allora parto, almeno sbaglio al sole. A Manu,
No, a Manu. Ah! No. E a lei il piede, se ne so. A Manu! A Manu. Sei stata una grande, una grande! Facciamo così, scusa, adesso lo devo fare un po' scema, sì, perché almeno vedo la scena nella sua, tutta nella sua stupidità. Vi siete fatte l'altro sciottino insieme? Ah, l'avete rimesso giù insieme? Io due me ne sono fatti quando mi sono sentita. Uno vuol dire a lei di portarne di più. Cosa vuoi? Quando un personaggio si sbaglia, quando fa un lapsus, sì, ci divertiamo, ci piace se gli capita per sbaglio di fare l'ultima cosa che doveva fare. Ma non è ancora, no? Così. Colpire per essere visti. Un po' autoreferenziali? Ma gli operai è un successo. Allarghiamoci sul fronte delle lotte sociali. Non è il compito di un'avanguardia. E se ci unissimo tutti invece? Non ricominciate. Muoviamoci. Ah, non si muove. Vuoi che ci scoprano? C'è qualcuno. La polizia. Lo sapevo. Una ragazza. Ci punta contro. Tutti giù. Sembra un phon. Guardate il cofano. Si sta sciogliendo. Anche i vetri. Sentite, sta cantando. La sua ninna nanna. I tuoi capelli non c'entrano niente. Invece sì, non ti piace. Ma no, dai, smettila, non dire cazzate. Cosa c'entrano adesso i capelli? Non dico cazzate. Beh, stai riportando tutti i nostri problemi ad un bagno di colore. Tutti i nostri problemi? Non preoccuparti. Non preoccuparti per i capelli. Il bagno di colore andrà via con un po' di shampoo. Quel tipo di tinta non è permanente. Quando tu scrivi una lingua, o questa assomiglia fortemente a qualcosa che noi conosciamo già e quindi ci ambientiamo, oppure tu inventi una convenzione nuova, poi a un certo punto noi ci piazziamo dentro la tua struttura. Se tu modifichi la struttura linguistica, noi siamo persi per un certo periodo. Siamo persi per un certo periodo fino a quando non capiamo che modifica hai fatto. In genere ci sono delle parole che per noi sono delle parole amiche, che sono usate come complimento, che sono spiazzante, imprevedibile, folle, via dicendo, no? Che fanno da contraltare a delle parole che in genere vengono usate come parolacce, no? Realistico, naturalistico. Queste parole molto belle, dobbiamo stare attenti perché paradossalmente, ancor più del realistico, contengono la chiave per la noia. Nel senso che tu mi spiazzi se io mi sono piazzato. Se io non mi sono piazzato, quella S privativa non priva niente. Non mi spiazzi in nessun modo. Se mi piazzi, poi mi spiazzi. Se tu giochi a spiazzarmi, hai smesso di spiazzarmi, perché mi spiazzi dallo spiazzamento, allora io mi piazzo là. Tu
saresti in crisi? Sì. Ciao! Scusa se non ti ho risposto, ma ero... Non ti ribagno, non ti ribagno! Ero in bagno! A farmi la doccia, però! Tanto l'ho capito che siete vergini. Noi vergini! Ma come hai fatto? Buio! Può capitare. Era la tua prima volta? Se il suo problema è completamente fuori di lui, è in un antagonista, siamo in una storia d'avventura. Certo. Tu sei nel dramma quando il suo problema è interno. Non ho ancora capito di che cosa parla la commedia. Non ho ancora capito qual è il problema. La cronaca la capisco. Il dramma al momento non lo sto capendo. Che lui abbia una spinta psicologica, deve avere una teoria. C'è il segreto tramandato, hai capito? Che c'ha? Il segreto tramandato. E che cosa è il segreto tramandato? È un segreto tramandato. Vabbè, ma che significa? Che mi hanno tramandato il segreto, qual è il problema? Meno apprezzemolo, Nì. Ah! È una commedia. D'amore? L'amore non esiste. Penso che ora devo andare. Ok. Ci vediamo domani? Fino all'ultimo resto di noi. Il resto. Buio. Ma se giri a quest'ora di notte succedono queste cose. Una non può nemmeno uscire la sera adesso. Sono uscita e mi è successa una disgrazia, adesso è colpa mia. E cosa devo fare? Mi devo suicidare se ho un problema? Magari!